Assessore, secondo comunicati che erano arrivati ieri, la spiaggia di Alassio sembrava scomparsa a causa delle mareggiate. Come vediamo non è vero. Perché succede questo? Perché c'è questa mala informazione? Sicuramente è stata una notizia che è stata mal interpretata da varie testate giornalistiche, tra cui il TG5, Rai 2 e il TG.com e tantissime altre. La notizia è stata inviata dall'ANSA, poi naturalmente ogni responsabile di redazione ha pensato bene di elaborarla. In realtà che cosa è accaduto? Il temporale è iniziato ieri, cioè domenica 5 giugno, intorno alle ore 17. Si è trattato di un colpo di vento e un po' di pioggia, nulla di più. Certamente uno stabilimento balneare che è posizionato a Levante, nel territorio di Alassio, quasi al confine con Albenga, ha avuto qualche danno per quanto riguarda gli ombrelloni che erano rimasti aperti, ma nulla di più. Assolutamente il mare è rimasto piatto, perché il vento, in questo caso che è arrivato, era un vento di tramontana. Solamente si è verificato appunto in questo stabilimento balneare una sorta di piccola tromba d'aria, possiamo definirla così, ma solamente in quel caso, quindi solamente in quella spiaggia. Mentre, come potete vedere da queste immagini che si riferiscono a oggi, che è lunedì 6 giugno, la nostra spiaggia, la splendida spiaggia di Alassio, non ha avuto assolutamente nessun danno. Io e il mio collega da ieri sera che cerchiamo di smentire questa notizia che è stata data, purtroppo non c'è altro di meglio che smentirla con queste immagini che vengono fuori dalle vostre telecamere. Speriamo che vengano interpretate questa volta nel modo giusto. Bisogna prima sincerarsi delle cose prima di parlare. Per un po' di vento alzato il giorno prima non mi sembra di dover fare tutto questo trambusto. Noi come associazione abbrigatori vi possiamo dire che tramite la nostra webcam situata nel nostro albergo Hotel Diana potrete vedere in tempo reale la situazione della spiaggia. In effetti abbiamo ricevuto tantissime telefonate, mi auguro e mi aspetto che le emittenti che hanno lanciato questa notizia vengano ad Alassio a effettuare delle riprese, di modo che possano testimoniare la reale, attuale, splendida situazione della nostra spiaggia. Grazie comunque a Telecupole.